due livelli di NPA, un livello sull'efficacia comparativa e un livello di appraiso. È descritto nella teoria, ma non era così evidente se non attraverso un'implementazione di modello. E Americo, allora qui sto parlando col futuro presidente di SITA e con uno dei passati presidenti di SITA. Quindi probabilmente c'è dentro un po' di disegno in tutto questo. E Americo ci dice che lui vuole implementare il processo decisionale informato, questo è la CTA, è un processo decisionale basato sulle evidenze, sulle prove di efficacia, nella nuova programmazione. E questo, signori miei, è qualcosa di più di quello che ci aspettavamo quando dicevamo dobbiamo fare la CTA, che deve essere un meccanismo di supporto alla decisione, poi insomma vediamo. Oggi lui mi dice i nuovi LEA nascono con la logica dell'HTA e insight, ma non sarà un processo di reporting HTA e un'eta e tutto quanto, è una logica di pensiero. Stiamo passando da un'idea teorica, da un modello, a una logica di pensiero. Allora chiedo a Giuseppe, vicino di banco, di avere anche un momento di pazienza, perché sicuramente questo cambiamento di logica del pensiero non sarà traumaturgico e non potrà risolvere in pochi attimi, neanche nelle 9 settimane e mezzo, e tutta la complessità e la problematica dell'introduzione di un'innovazione in un sistema dinamico, perché questo è, in continuo cambiamento, e in cui forse il Ministero comunque ha una logica di risorse finite. Tutto questo messo insieme fa dire che abbiamo bisogno di lavorare ancora molto sullo sviluppo dei temi della technology assessment e sulla sua riconfigurazione, perché è una tecnologia e quindi come tecnologia va continuamente rinnovata.